La Royal Family, nelle ultime ore, ha accolto un nuovo arrivo. Stavolta Re Carlo ha deciso di lasciare davvero tutti a bocca aperta. Continua il periodo travagliato della Royal Family. L'anno non è iniziato nel migliore dei modi per la famiglia reale inglese. Sono diversi i problemi di salute che l'hanno colpita. Il primo ad averci dovuto fare i conti è stato proprio il sovrano. Dopo un intervento correttivo alla prostata, Carlo ha scoperto di avere un tumore nella stessa zona del corpo. Nonostante questo, l'attuale re ha saputo reagire con grande spirito, riuscendo ad ottemperare gli impegni reali. I medici avrebbero consigliato più volte a Carlo di riposarsi, consiglio spesso rimarcato proprio dalla moglie Camilla. Il re, però, ha deciso di continuare con la sua fitta agenda. Problemi di salute anche per Kate Middleton, che ancora oggi sta lottando contro un brutto male. Adesso, però, a strappare un sorriso a tutti ci ha pensato proprio il volto principale del Regno Unito. In queste ore, un nuovo arrivo a Buckingham Palace ha sorpreso tutti. Royal Family, nuovo arrivo per Re Carlo, il gesto sorprende tutti. Re Carlo III ha recentemente dimostrato il suo affetto per gli animali con un gesto di grande generosità. Il sovrano inglese ha adottato una gallina da una charity britannica, dando a questo animale il nome di Henrietta. Il nome non è solo un omaggio affettuoso, ma anche un gioco di parole, poiché Hen in inglese significa gallina. Henrietta è l'ultimo esemplare di gallina ad essere salvata dalla British Hen Welfare Trust, un'organizzazione benefica fondata nel 2005 con l'obiettivo di proteggere le galline ovaiole in pensione che rischiano di essere abbattute una volta esaurita la loro produttività. Questo gesto rappresenta un traguardo significativo per l'associazione, che ha ora salvato un milione di galline dal destino crudele di essere uccise quando superano i 18 mesi di vita e diventano meno redditizie per gli allevatori. Il 17 agosto Henrietta è arrivata nei giardini reali di Highgrove, la residenza privata di Re Carlo e della regina Camilla. La gallina è stata accolta in grande stile, con un trasportino realizzato appositamente per lei dalla celebre stilista britannica Lulu Guinness. La British Hen Welfare Trust, con questa adozione, celebra il notevole traguardo di un milione di galline salvate e sistemate in luoghi sicuri e amorevoli. L'organizzazione lavora instancabilmente per trasformare queste galline da animali da produzione a compagni affettuosi, dimostrando come anche gli animali considerati inutili dal punto di vista commerciale possano avere una vita felice e appagante. Nonostante l'età di Henrietta possa ridurre la sua produttività di uova rispetto agli standard industriali, queste continueranno a essere una preziosa aggiunta alla dieta del re, che preferisce le uova di galline allevate a terra e cresciute in libertà.